ragazzi, riprendiamo la seconda parte della puntata proprio da dove l'avevamo lasciata. Infatti, abbiamo concluso la prima parte della puntata con i nostri super ospiti Giorgio ed Emilio. Ricapitolando, ciao. Qui in studio abbiamo i disegnatori dei Gormiti, dello staff di Giochi Preziosi. E insieme a loro stavamo vedendo come nascono i personaggi. È vero. Abbiamo fatto vedere infatti nella prima parte come nasce dalla prima bozza, con aggiungendo i dettagli e poi esatto. Ripulito e poi viene aggiunto il colore. Quindi si parte da un disegno, si mettono i dettagli, lo si colora e poi si passa alla modellazione. Al reparto 3D di Giorgio. Allora, raccontaci ragazzi, un po'. Noi quando abbiamo un design ufficiale approvato come questo qua in particolare, quello che facciamo è una modellazione tridimensionale per ottenere l'oggetto finale. E, per esempio, se guardiamo questa tavola qua, è utile anche a descrivere come noi ragioniamo anche le pose, ad esempio. Infatti il risultato finale di questa lavorazione è praticamente identico al modello 3D che vedete. Eh sì, perché l'avete proprio disegnato esatto. Col martello in questa esatto. Posizione. E così l'avete fatto. E poi facciamo anche la versione colorata, che viene colorata dalla nostra grande Silvia, che saluto. Che salutiamo anche noi. Sì, che a mano colora i nostri prototipi per poter avere una... A mano? A mano, tutto fatto a mano. Wow, wow. Il dettaglio proprio. Devi essere proprio precisa. Io sì. Per esempio non ci riuscirei. Non neanche io. La modellazione 3D invece come avviene? Noi abbiamo dei programmi che ci permettono di simulare praticamente la modellazione in creta. Quindi noi magari partiamo da una sfera e poi tramite dei pennelli tridimensionali riusciamo praticamente a levigarla e far venire fuori piano piano tutte le fattezze dei nostri eroi. Wow. Come se fosse una magia. Come se fosse una magia, esatto. Ed è molto divertente. Sì. Fatta questa cosa qui, praticamente noi abbiamo che assicuriamo una certa coerenza fra tutti i design dei personaggi e alla fine mandiamo in stampa con la nostra stampante tridimensionale per ottenere il risultato finale che poi verrà visto. Ma questo che materiale è? È una specie di resina che è proprietaria della stampante, quindi non saprei neanche dirti che materiale chiaro, in particolare. Pensavo fosse tipo gesso o qualcosa. Sono tipo micro particelle che si fondono insieme per formare il nostro modello che è perfettamente identico a quello che noi realizziamo al PC. Wow! Ma è fantastico! Sì. Quindi il procedimento è comunque molto manuale perché i comandi che utilizziamo simulano in realtà la realtà. In realtà. E a volte facciamo anche dei modelli in creta veri e propri. Proprio dipende, in creta? Sì, perché dipende un po' dal processo creativo. A volte per rimanere sempre freschi, avere dei design sempre moderni, attivi, noi andiamo a modificare le cose con tutto ciò che abbiamo. Giorgio, adesso voglio farti una domanda. Ma Grad, in questo caso, che è stato stampato, è fisso, le braccia non si muovono, la testa non si muove. Com'è possibile realizzare i movimenti di un personaggio? Allora, quello che abbiamo noi all'inizio è praticamente una statua statica, come okay. Hai detto tu, perché ci serve per poter essere approvato e fare delle prime verifiche tipo porzioni, di massa per vedere e anche colore. Poi però, grazie al nostro collega Gianluca, che salutiamo, che è un grandissimo ingegnere, insieme noi lavoriamo per creare praticamente gli snodi. Le articolazioni. Le articolazioni che sono proprio nel giocattolo. Così può muoversi. Così può muoversi e ci assicuriamo che tutto sia coerente e non ci siano delle malformazioni. Sì, perché è proprio immaginare un Karak esatto. Che non riesce a tirare un calcio un bravo. Po'. Bravo, esattamente. No, assolutamente. Io ragazzi sono emozionatissimo davvero di avervi qua. Io non ci credo ancora, già da che... Esista tutto questo, davvero. Noi volevamo ringraziarvi tantissimo e penso di parlare anche a nome dei nostri amici a casa. Sì. Di essere venuti qui e averci mostrato queste meraviglie. È stato davvero un'emozione. Ma noi vi aspettiamo ancora e vi inviteremo ancora per vedere i nuovi prototipi e giocare ancora insieme. Grazie mille. Grazie a te. Grazie davvero. Grazie. Siete dei grandi. Anche voi. Ciao. Wow Giada, ma che esperienza fantastica! Io ancora non ci posso credere di aver visto nascere il mio Lord Titano, il mio amato Lord Titano. Sì, guarda Giada, io questa volta non ti posso dire assolutamente niente. Sono stati proprio bravi i nostri amici disegnatori, io sono ancora emozionatissimo. Anch'io, ma sai che ho scoperto una cosa? Dimmi, cosa? Se sapessi... Dai, dimmelo! Ho scoperto che Emilio ha preparato un tutorial sì? Per imparare a disegnare Lord Carrion. Lord Carrion, ma è il mio preferito! Sì. Wow, sono ancora molto più felice adesso. Vai. Bene, per la felicità di tutti possiamo proseguire. Vai, col tutorial. Dov'è? No, Johnny, il tutorial sarà presto online. Devi aspettare ancora un pochino però. Ma quanto devo aspettare? Oh,
Allora, visto che dobbiamo aspettare, è arrivato il momento del disegno gormitico! Però, prima di farvi vedere i disegni che ci sono arrivati, vi ricordiamo, in questa puntata speciale, di disegnare Lord Carrion. Non dimenticatevi la sua lancia! Esatto! Vi basterà fare una foto e mandarla a info@giochipreziosi.it. Ora vi facciamo vedere velocemente tutti i disegni che ci sono arrivati. Ora Giada, è arrivato il momento di annunciare il vincitore del giveaway. Sei pronto? Sono prontissimo. The winner is... E il vincitore è... Marco Triolo, ti invitiamo a scrivere a info@giochipreziosi.it per avere tutte le informazioni necessarie per ricevere il tuo super premio. Ma siete stati attenti alla prima parte e alla seconda parte di questa puntata, perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda al quiz finale. Mi raccomando, cercate la risposta, così se siete fortunati potete vincere anche voi. Johnny, siamo arrivati alla fine della puntata. È vero, cosa devono fare i nostri amici? Allora, innanzitutto, spolliciare, condividere il video e mettere tantissimi commenti qui sotto. Potete farci domande, chiedere di salutare. Noi risponderemo a tutto quanto. A tutte le vostre curiosità. E mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e soprattutto il nostro canale ufficiale di YouTube. Si devono assolutamente iscrivere. Esatto. Giusto. Allora, non ci resta che salutarvi. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao. Ciao. Che giornata emozionante. Sì, mi sono proprio divertito con i disegnatori dei gormiti. Patatina? Ma sì, dai.